Grazie a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore per questa bella occasione che ci dà. Noi vogliamo sempre mettere attenzione per il messaggio, molte volte noi guardiamo molto all'apparenza e non funziona bene. Io ho avuto per tanti anni mia moglie molto brava, era molto religiosa guardava più la forma che la sostanza, dicevo sempre, tu quando ascolti un messaggio non devi guardare il predicatore se è simpatico o meno, se appartiene a una denominazione o all'altra, devi ascoltare il messaggio, perché non è l'abito che fa monaco, questo si dice normalmente e nel campo della politica si usa di mettere la persona che sia ben esposta, poi se sa, sa, se non sa, non sa. Insomma, nella, nella opera del Signore dobbiamo guardare e ascoltare il messaggio tutte le volte, perché realmente ciò che ci resta nel cuore è ciò che ci edifica, ciò che ci porta avanti nella vita spirituale. È il messaggio. Se noi andiamo indietro nel tempo, alcuni non erano proprio di quelli presentabili, così come si trovavano. Ti porto un esempio di Giovanni Battista, si nutriva di locuste e con, una, eh, con un mantello di pelo di capra, di cammello, pensa che immagine, però aveva un messaggio potente, un messaggio che veniva da Dio, perché noi dobbiamo imparare che non è che non ci dobbiamo mettere la cravatta, ci dobbiamo fare la barba, però non dobbiamo guardare queste cose, dobbiamo ascoltare e assimilare il messaggio della parola del Signore. E anche oggi vogliamo fare così, sempre, ogni volta che ascolti, che ti trovi nell'ambiente spirituale, ascolta sempre bene il messaggio. E se lo ascolti con gli occhi chiusi e il cuore aperto ricevi molto di più. Così dobbiamo fare sempre, in modo che ci concentriamo per voler dipendere dal Signore, cioè ricevere dall'alto, perché se non riceviamo dall'alto è tutta roba che se la porta il vento, tutta pula e noi vogliamo sostanza, vogliamo cibo, vogliamo pane. Il grano fa il pane e allora vogliamo pane, vogliamo essere nutriti. Prima che andiamo avanti, però, preghiamo insieme il Signore, prega insieme con me, andiamo al Signore perché il modo migliore è sempre questo: di avere una, pre, una presa diretta, direttamente alla sorgente, direttamente a Lui, sempre, sempre, sempre. Così attraverso lo Spirito Santo, un pochettino alla volta, riceviamo e resta impregnato nel nostro essere. Non se ne scappa facilmente. Se è roba leggera se la porta il vento. Hai capito bene anche stamattina. Preghiamo insieme. Chiudi gli occhi. Apri il cuore e andiamo al Signore. Signore. Veniamo a te insieme con la sorella, con il fratello o chiunque si trova insieme con noi per chiedere un pronto soccorso. Sì, perché abbiamo bisogno di ricevere da te del cibo spirituale. E ancora questa mattina ci rivolgiamo a te insieme, di comune accordo, di pari sentimento, per chiederti la stessa cosa. Che Attraverso la tua parola tu parli al nostro cuore, che lo Spirito Santo colga questa occasione per operare nel nostro Spirito, nella nostra vita, in mezzo a noi e insieme a tutti noi. Spandi la tua divina presenza ed influenzaci uno dopo l'altro, sì. O tutti insieme come tu vuoi per ricevere da te quella unzione che viene da te. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo perché vogliamo crescere. Ti prego, ti prego, ti preghiamo, Signore, che noi, come figli tuoi, possiamo ricevere quella porzione che abbiamo bisogno per sentirci forti in te. Oh Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Di Gesù Cristo. Amen. 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 Ebbene il messaggio di questa mattina è bellissimo. Scopriamo come l'Antico Testamento si adempie nel Nuovo Testamento come un travaso. Inizialmente Dio usava un sistema, poi man mano, man mano, man mano, ma in vista della realtà che doveva arrivare, si usavano molto i simboli nell'Antico Testamento, come per esempio quando ti ungevi l'olio era lo Spirito Santo e la persona sapeva che era stata unta e lo Spirito Santo poi agiva interiormente, ma non si parlava molto dello Spirito Santo. L'Antico Testamento si adempia nel Nuovo Testamento. Ecco, va bene così. In Esodo 27-20, guardiamo questo, come si collegano questi accostamenti dell'antico con il nuovo. Guardiamo: Ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro, di olive schiacciate per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Olio puro di olive schiacciate, cioè olive verdi che una luce è un tipo di schiacciamento che veniva fatto perché l'olio che bruciava da quel tipo di olive verdi e schiacciate, quando ardeva non faceva molto fumo perché normalmente... Se erano così olive messe insieme, c'erano dei residui che riempivano di fumo, c'era molto fumo. Invece qui, oltre ad essere fatto in un certo modo, non doveva riempire la casa di fumo. Bellissimo, perché il Signore sa che cosa deve dire. C'è un proverbio che dice che molte volte è tutto fumo e niente arrosto. Il Signore non vuole fumo, vuole la luce che arda nei nostri cuori. In Matteo 21,9 c'è un altro esempio che ci aiuta a comprendere che il Signore non vuole foglie. Leggiamolo insieme, in 21,19. 21,19 e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie. E gli disse, disse al fico: Mai più nasca frutto da te in eterno! E subito il fico si seccò. Non trovò altro che foglie. Beh, stiamo parlando di simboli, questi due simboli. Già parlano pure a noi oggi, facendoci comprendere che come credenti non dobbiamo essere tutto fumo e niente arrosto, e neppure solo foglie: il Signore si aspetta frutti da noi. Egli ci ha piantato nella sua vigna per portare frutti. E forse è un po' di tempo che non porti frutto. Riflettici per un attimo. Che non contieni i dello, il frutto dello Spirito come descritto nell'Epistola ai Galati e non porti neppure frutto nell'opera del Signore. Cioè ti sei chiuso in te. Vai in chiesa. Vai, torni, torni, vai. Hai pure la sedia tua e forse l'hai messa con il nome tuo come un regalo fatto alla Chiesa. Molti pensano che quando comprano le sedie le comprano per il Signore. Quando compriamo le sedie le compriamo per noi perché il Signore non si viene a sedere nella Chiesa. E il Signore ci deve essere di aiuto nel comprendere queste cose. In Esodo 27, 21 dice così. Nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aaron e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti al Signore. Questa sarà una regola perenne per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele. Ciò che viene detto per Aronne e così via, qui viene sparso in tutto il popolo. Tutto il popolo deve restare nella luce. Questa è tutta l'assemblea. Ciò vuol dire che ogni credente. Nel simbolo dell'olio prepara fin dall'inizio i sacerdoti e il popolo all'adorazione, perché dovevano adorare Dio continuamente, però parlare di Spirito Santo in quel tempo, come erano usciti dall'Egitto, per capire, ci voleva molto, molto di più. E così Dio ha iniziato ad imporre alcune cose che dovevano fare visibili in modo che facendo così ubbidivano a Dio e Dio si manifestava quando loro erano ubbidienti. In Esodo 30, 31 guardiamo insie insieme Parlerai ai figli di Israele dicendo questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Oh alleluia. Da lì ad andare avanti tutte le generazioni, non fino alla venuta di Cristo, tutte le generazioni. Poi lui sa come cambiare le cose. Per ogni generazione, finché lo Spirito Santo, ascolta, verrà in una nuova dimensione. Dopodiché non sarà più così. Qui, come in altre parti della scrittura, l'Antico Testamento dai simboli passa la realtà come per esempio l'agnello pasquale perfetto doveva essere prefigurava l'agnello di Dio Cristo nell'insieme di tutti i simboli nel Nuovo Testamento troviamo la realtà l'agnello pasquale diventa l'agnello di Dio come il montone lasciò in vita Isacco perché doveva essere offerto Isacco sacrificato Isacco noi avremmo dovuto morire e Cristo si è dato per noi Isacco recuperò la vita fisica e Signore a noi ci ha dato la vita spirituale. Ecco questi simboli si completano man mano che andiamo avanti. Cristo ci ha dato la vita eterna perché si è sostituito a noi. Noi dovevamo essere crocifissi perché noi avevamo sbagliato. Lui si è sostituito a noi e avendo adempiuto la legge come se l'avessimo adempita noi. Bellissimo. Tutte queste immagini ci aiutano. In Esodo 34,5, perché l'Esodo è proprio quando sono usciti fuori e seguivano, Dio comincia a dare direttive che sono eterne, solo che lì era nei simboli, nel Nuovo Testamento e noi li dobbiamo vivere. Leggiamo insieme in 34, 5. Il Signore disse nella nuvola, discese nella nuvola, scusami, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Dio, qui Dio rivela la sua natura a Mosè. Infatti nel verso 6 leggiamo. Come è la natura di Dio? Dio passò davanti a lui e gridò, il Signore, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Cosa aveva chiesto Mosè? Voleva vedere il Signore. Il Signore si manifesta e dice, io sono, leggiamolo com'è, non dice aspetta, io sono come quando si fa una sfilata e facciamo vedere il corpo, no, Dio dice, sono misericordioso, sono pietoso, sono lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Gesù con la sua natura divina era così. Leggiamo il verso 7. Perché Gesù è Dio venuto sulla terra in altra forma, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sui figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Gesù, Gesù, con la sua natura, è così. Quando noi ci ravvediamo che abbiamo sbagliato, andiamo a Lui. Non tiene il colpevole per innocente. Mi voglio spiegare, non pensiamo di restare nel vecchio sistema e poi Dio no, dobbiamo ravvederci, quando noi ci ravvediamo, quando noi ci convertiamo, quando noi ci pentiamo, andiamo al Signore, ci perdona e mette in noi la sua natura divina. Quando Filippo chiese a Gesù, mostraci il Padre e ci basta, perché lì lo voleva vedere Mosè, adesso lo voleva vedere Filippo, Filippo voleva vedere il Padre. E Gesù dice, in Giovanni capitolo 14 verso 8, dice così, Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù rispose verso 9. Gesù gli disse da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo, che ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici tu mostraci il Padre? Ora Mosè voleva vedere Dio e Dio come si fece vedere? Nei suoi attributi, quello che lui era, il suo carattere. Filippo voleva vedere Dio, il Padre. Gesù fisicamente era davanti a lui, ma stava dicendo a Filippo, io, come mi vedete muovere, come agisco, come vi spiego, come vi insegno, la mia natura è quella del Padre che è in me, la stessa essenza. Vogliamo vedere Dio? Attenzione, non te l'aspettare fisicamente, perché Mosè se l'aspettava fisicamente. E Dio gli disse chi era, perché Dio è Spirito. Filippo voleva vedere il Padre, forse voleva vedere la fisionomia di Dio. Ma Gesù gli dice, Gesù quando dice io sono, nel Padre, il Padre in me, non è la figura fisica, ma è il carattere divino, gli attributi di Dio. Vedi, come man mano si trasferisce nel Nuovo Testamento il concetto di Dio, dell'Antico Testamento, nel Nuovo che diventa più chiaro. La natura spirituale di Dio in Cristo. Per noi Dio che è amore si trasferisce in noi per mezzo del frutto dello Spirito perché Dio è spirito. Il carattere divino, Dio è misericordioso, Gesù Cristo è l'amore, Dio è amore, nel frutto dello spirito ora si trasferisce dentro di noi. In Galati capitolo 5 verso 22, noi non vediamo Dio, ma vediamo gli attributi di Dio, il carattere di Dio, l'essenza di Dio, lo spirito di Dio che dentro di noi si trasferisce. Leggiamolo insieme. Il frutto dello spirito è amore. Dio è amore. Dio in noi che cosa produce? Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Lo Spirito Santo di Dio produce questo nella nostra vita. Perché Egli è Dio. Mosè non lo vide? Filippo vide la fisionomia di Gesù fisica. Ma Gesù non parlava della sua posizione fisica. Quando diceva: Io sono nel Padre e il Padre in me, voleva dire non fisicamente ma l'essenza che era dentro il contenitore perché Gesù stava tabernacolando in mezzo a noi, cioè Gesù è il tabernacolo di Dio dove Dio manifesta la sua divina presenza, la luce e tutto il resto. Qui gli attributi di Dio, cioè le caratteristiche che, che Dio... Che, le, caratteri, le caratteristiche che di Dio, l'intelligenza, il carattere di Dio in noi, che ci migliorano, ci fanno protendere verso la perfezione. Noi non saremo mai perfetti, ma dal momento che questa divina presenza nella nostra vita scende, ci comincia a far protendere verso la perfezione. Gesù dice, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, noi non avremo mai la perfezione di Dio, ma tendiamo in quella direzione perché la nostra vita viene trasformata dallo Spirito Santo. Non arriveremo mai ad essere come Lui, come per esempio... La, il divino che scende nella nostra vita, lo Spirito Santo. Saremo ripieni di Spirito Santo, ma non saremo mai divini. Una porzione di quello nella nostra vita ci fa protendere verso la perfezione, come è il Padre nostro. Infatti Gesù dice in Matteo 5.48 di... Incominciare in, questa, in questo modo a protenderci verso di Lui, come Lui. Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro Celeste. Siate perfetti come Gesù dice anche come si manifesta in noi. Nella nostra, Gesù ci dice, la scrittura, la parola di Dio ci dice anche come si manifesta in noi questa perfezione. Come possiamo perfezionarci? <ride> la scrittura ci dice anche questo. In Secondo Corinzi, capitolo 12, verso 9. Dice così Paolo, era un uomo ripieno di Spirito Santo, egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Come possiamo pr protendere in quella direzione? Attraverso l'umiltà, cioè più noi ci sentiamo deboli, non che ci dobbiamo fare deboli, più si manifesta la perfezione di Dio nella nostra vita. Più siamo umili, più la perfezione di Dio, perché lo Spirito Santo prende forza ed è Lui che si manifesta e non noi. Se noi manifestiamo il nostro io, non si può manifestare Dio. Se noi abbassiamo il nostro io, si manifesta Dio, sempre con una D maiuscola davanti. Infatti lo voglio ripetere, l'ho già detto molte volte, non voglio usare sempre la stessa terminologia per stancarci, ma noi alcuni principi li dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. Mosè era l'uomo più umile della terra e parlava faccia a faccia con Dio. Gesù non solo era umile, ma anche mansueto ed era il contenitore di Dio, il tabernacolo di Dio sulla terra, come vogliamo che si manifesti la potenza di Dio nella nostra vita, nella nostra umiltà. Ciò che viene dall'alto, noi non possiamo avere noi questo, deve essere qualcosa che viene da Lui. Noi siamo il contenitore che siamo lì a disposizione di quello che vuole fare attraverso di noi. C'è un'espressione di Maria in questo caso. In parole diverse Maria chiese all'angelo, guarda che meraviglia il Vangelo perché è pieno di espressioni che ci aiutano a comprendere. Quando l'angelo gli disse tu partorirai un figlio, gli porrai nome Gesù, lei fece una domanda semplice. Come si possono avverare queste cose? Perché io non ho conosciuto uomo, non conosco uomo, cioè non ho avuto mai un rapporto con un uomo, sono vergine. Bellissimo questo. L'angelo gli diede un piccolo pezzo. Dicendogli lo Spirito Santo verrà su di te, ti addombrerà. E tu resterai incinta. Da lì in poi, Maria non disse no, per carità, ma sai, io, ma sai, io faccio una brutta figura, I miei, i miei familiari cominciano a pensare che io sia una donna di strada, o i miei parenti cominciano a pensare che. Sia stato Giuseppe, che io sono fidanzata. Maria, che cosa fece con la sua umiltà? Sia fatto secondo la tua parola. Questa è una disponibilità totale di dire: Spirito Santo, fai di me quello che tu vuoi, a qualsiasi costo. Sono qui perché tu, che vieni dall'alto, devi avere la precedenza assoluta. Sia fatta, come se lei fosse un'altra, perde la padronanza di sé nel darsi completamente e dice: Sia di fatto, sia fatta secondo quello che tu hai detto. E infatti, dopo un poco di tempo per evitare discussioni o critiche dove si trovava, si spostò, se ne andò dalla cugina Elisabetta. Bellissimo. Aff cominciò ad affrontare la vita in un modo diverso perché sapeva di aver ricevuto da Dio meravigliosamente. Ecco, questi esempi a noi ci aiutano a comprendere come possiamo essere forti o perfetti. Maria non diventò perfetta perché aveva bisogno di essere salvata anche lei, perché aveva il salvatore, lei portò il Salvatore, però aveva la predisposizione di permettere a Dio. Di fare quello che voleva nella sua vita, sulla sua vita, a qualsiasi costo. Signore, aiutaci, hai compreso bene. Leggiamo in Secondo Corinzi, capitolo 12, verso 9. Dio mi ha detto, <ride> qui è Dio che ha detto a Paolo, egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Allora, come si manifesta il potere di Dio nella nostra vita? Più noi cediamo, più Lui prende corpo dentro di noi, più Lui si serve di noi. Bellissimo. Nella nostra umiltà, in Esodo 31.3, che è bella la parola del Signore, vi piace proprio, dice, l'ho riempito di Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori. Qui invece c'è un riferimento diretto allo Spirito Santo già in Esodo. Perché questo artigiano, questi artigiani, devono avere in sé l'intelligenza di fare le cose che devono fare. C'è un riferimento allo Spirito Santo. Ora, nell'Antico Testamento lo Spirito Santo veniva dato a chi veniva chiamato per un compito speciale per Dio che Dio per lo Spirito Santo dava abilità, dava la capacità per portare e sviluppare i disegni suoi. Nel Nuovo Testamento è diverso. Quando noi crediamo nel Signore Gesù Cristo e andiamo ravveduti, chiedendo il perdono, lui ci perdona, ci lava col suo sangue e ci fa nascere di nuovo. Lo Spirito Santo fa questa opera dentro di noi, come dice in Efesini 1,13. Fa, lo devo ripetere, perché noi abbiamo molti credenti, e molti che non sono credenti e devono sapere la Scrittura che cosa dice quando lo Spirito Santo viene nella nostra vita. Gesù ci perdona, ci lava e mette lo Spirito Santo in noi. Mentre ascoltiamo il Vangelo, la parola del Signore, lo Spirito Santo fa questo impianto dentro di noi. Leggiamolo insieme. Non sì, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo è la parola de, di verità della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, in Gesù, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Noi credenti abbiamo il sigillo dello Spirito Santo, che produce la nuova nascita e inizia il cammino della santificazione di quella perfezione che abbiamo parlato prima, che viene in noi attraverso lo Spirito Santo. Non siamo perfetti, cominciamo a salire la scala per entrare nel cielo. Hai capito bene? Questo ci permette di avere, come credenti, lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, dimorante dentro di noi. In Primo Corinzi 3,16, ecco il trasferimento. Lì alcuni uomini speciali, qui tutti coloro che vanno a Cristo per chiedere perdono, sono lavati e ricevono perdono. La presenza della terza persona della Trinità, il Vicario di Cristo, che viene direttamente in noi. Non abbiamo più Gesù come stava con i discepoli, abbiamo il suo Vicario dentro di noi. Primo Corinzi 3,16 Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Ora, Guardiamo queste persone che avevano ricevuto lo Spirito di Dio per compiere i lavori che dovevano fare per l'arredamento e tutto ciò che doveva essere fatto per adorare Dio. Nel capitolo 31, dal verso 1 al verso 11, abbiamo chiaro? Lo spirito che era stato dato a questi uomini speciali, che cosa dovevano fare? Leggiamo. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: andiamo fino al verso 11: Vedi, io ho chiamato per nome Besalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio, Spirito Santo, per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori: per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per, aiutare, per aiutante Oliab, oh, figlio di Aisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà esservi sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie, i paramenti sacri per i sacerdoti Aronne. E i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione, l'incenso aromatico per il, luo, per il luogo santo: faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Bellissimo! Li riempì di Spirito Santo per fare tutto ciò che Dio aveva rivelato a Mosè. Guarda, che sono tante cose. Là, noi abbiamo letto in semplice, ma là ci sono tanti progetti, ci saranno volumi di progetti fatti. Come quando facciamo una casa: c'è il progetto per il bagno, il progetto per la stanza da letto, il progetto elettrico, tutte queste cose. Signore, grazie, grazie. Ora, li riempì di Spirito Santo per fare tutto ciò che Dio aveva rivelato a Mosè. In Esodo 28.30 leggiamo, dice così, 28.3 scusa, parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza ed essi faranno i paramenti di Aronne. Perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Nel capitolo 36, verso 1 dice, la, dice ancora: Besanel e Oliab e tutti gli uomini abili nei quali il Signore ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno ogni cosa secondo quanto il Signore ha ordinato. Qui non abbiamo i disegni, ma come sappiamo, per eseguire i disegni di Dio avevano dei volumi di disegni per ogni cosa che dovevano fare. Avevano sì lo Spirito Santo, ma per eseguire i lavori dovevano leggere i disegni e fare conformemente a quello che era stato scritto. Questo serve per noi. Ecco il trasferimento. Noi credenti abbiamo lo Spirito Santo. Benedetto Dio. Però, ma dobbiamo leggere la parola di Dio per fare come dice. Hai capito perché abbiamo bisogno della parola di Dio? Perché noi siamo sempre soggetti a fare secondo noi o non secondo Dio. Pensa se quei specialisti avevano lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio per fare quelle opere, però dovevano guardare, e se tu vai a fare una ricerca, come erano rifinite queste cose, con i colori nei minimi dettagli erano tutti scritti perché Dio fa le cose per bene. Signore aiutaci. Quando tu leggi queste cose ti rendi conto con che precisione. Ti posso dire che gli scribi che scrivevano la Bibbia, se per caso, prima di tutto ogni volta che dovevano scrivere Dio, cambiavano il pennino, se il pennino era. E se per caso nella scrittura c'era un piccolo errore, buttavano via tutto e ricominciavano da capo. Signore aiutaci. Bellissimo questo. Questo serve per noi. Abbiamo lo Spirito Santo, ma dobbiamo leggere la parola di Dio e fare come dice. Ma c'è di più. Benedetto sia Dio. Perché fin dall'inizio Dio è sempre lo stesso. E con la sua parola ci fa comprendere come noi ci dobbiamo comportare. Leggiamo nel capitolo 35 verso 34. Bellissimo, gloria a Dio, gloria al Signore. capitolo 35 verso 34 dice così. Egli ho comunicato il dono di insegnare <ride> a lui e a... Oliab, figlio di Asamak, nella tribù di Dan. Ho comunicato il dono di insegnare quello che abbiamo ricevuto per lo Spirito Santo, siamo chiamati a insegnare. Ti piace questo? Nel capitolo 31, verso 6, continuiamo quello che dice. Signore, aiutaci a comprendere. Ed ecco, gli ho dato per aiutare Oliab, figlio di Aishamach, nella tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che gli ho ordinato. Cioè, prendere i disegni, leggere, guardare le immagini, il colore scegliere minuziosamente quello che Dio ha detto e così completavano tutti i lavori. Non ti dice nulla tutto questo? Certo che ci dice qualcosa. Noi siamo i credenti della fine dei tempi, della fine delle epoche, ma Dio è sempre lo stesso. Non dobbiamo andare nell'Antico Testamento, ma questo ci fa comprendere. Il Nuovo Testamento deve essere la nostra guida, i disegni che noi dobbiamo svolgere, la nostra vita come deve essere portata avanti. Non dobbiamo andare a rifare i 618 precetti più i 10 comandamenti, ma ora dobbiamo seguire il Vangelo, il Nuovo Testamento e poi ciò che serve dell'Antico. Lo troviamo in buona parte nel nuovo. E poi il Signore dice che ogni scriba addestrato per il regno dei cieli prende del vecchio e del nuovo e per lo Spirito Santo lo mette insieme e diventa un ammaestramento al presente. Perché ci sono delle cose. Dell'Antico Testamento che servono ancora, come quello che stiamo leggendo, ci fa comprendere il carattere di Dio e come gli attributi di Dio e come si sono riversati nel Nuovo Testamento e come si sono riversati nella nostra vita. Rileggiamo il 31, Esodo 31, 6, dice. Ed ecco, gli ho dato per aiutare Oliab figlio di Esma della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto quello che ti ho ordinato: sapienza per fare, sapienza per insegnare. Noi dobbiamo dare, cioè, Dio è sovrano e ci concede. Delle opportunità lungo il nostro cammino e noi non li dobbiamo perdere. Gesù in Giovanni capitolo 3, verso 27, dice così. Giovanni rispose: eh, eh, Giovanni dice, L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. <ride> Qui dice che noi, Dio sovrano, non solo ci riempie dello Spirito Santo, abbiamo lo Spirito di Dio, ma ci dà delle occasioni che noi dobbiamo mettere in pratica lungo il percorso del nostro cammino. Ogni giorno ci dà delle occasioni. Matteo 13:12 ci dice così, che a chi più ha, più gli sarà dato. Guardiamolo insieme. Matteo 13:12 dice, perché a chiunque ha, sarà dato. Chiunque ha, sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha oh che cosa vuole dire sembra quasi che dio è ingiusto che dà a quelli che hanno già ma nel contesto della parabola dice così che il signore aveva dato a chi cinque talenti a chi due e a chi uno perché dio dà all'uno a quello di cinque perché ha saputo far fruttare i cinque che ha ricevuto perché da a colui di due che ne ha fruttati altri due e perché viene tolto quello di uno gli viene tolto proprio e viene buttato fuori perché Dio ci dà delle occasioni, Dio ci dà dei talenti naturali e spirituali, ci dà dei beni naturali e spirituali. Noi li dobbiamo far fruttare, sia l'uno che l'altro, se noi non li facciamo fruttare, perché sono doni che Dio ci ha dato e che dobbiamo amministrare davanti al Signore che è il padrone di tutto, allora dobbiamo stare attenti. Come quello di un talento che non lo aveva fatto fruttare, lo aveva sotterrato. La domanda che voglio farti, non è che hai un talento e te lo tieni nella terra e non lo fai fruttare? fatti una guardatina oggi. Forse hai un talento spirituale che non stai usando. Puoi avere una bella voce, ma non canti. Puoi essere uno specialista della musica, Dio ti ha dato un dono, ma tu non suoni. E puoi avere un dono per parlare facilmente e puoi annunciare l'Evangelo, ma tu non lo fai. Puoi avere anche dei beni materiali che fai come il ricco stolto. Attenzione. Rileggiamo questo verso perché se noi leggiamo la parola del Signore ci serve per mettere qualcosa dentro di noi, perché cambi qualcosa. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha, come quello di un talento. Rileggiamo in Esodo 36.1 qual era la responsabilità di chi aveva ricevuto per compiere ciò che Dio aveva detto. Besalel e Oliab e tutti gli uomini abili nei quali il Signore ha messo sapienza e intelligenza per sapere eseguire tutti i lavori per il servizio del santuario, faranno ogni cosa secondo quando il Signore ha ordinato. Ma non è solo questo. Nello stesso capitolo, nel verso 6, dice che ha messo la saggezza per... Leggiamo. Per insegnare. Leggiamo 31, 6. Ed ecco gli ho dato per aiutare Oliab, figlio di Esmak, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto quello che ho ordinato. Ma c'è. Nel capitolo 35, verso 34, che dice, ho comunicato il dono di insegnare, sono le stesse persone, a lui e a Oliab, figlio di Aishamach, della tribù di Dan. Ora abbiamo visto che... Questi per fare ciò che dovevano fare, dovevano prendere i volumi, leggere ed eseguire quello che Dio aveva ordinato. Avevano lo Spirito Santo, ma dovevano guardare i disegni. <ride> leggere per fare secondo Dio aveva detto. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Paolo ci dà una visione molto chiara perché lui è guidato ed è ispirato dallo Spirito Santo. Nel capitolo 20 verso 27 degli Atti degli Apostoli ci dà un insegnamento speciale, perché non mi sono tirato indietro, cioè non ho permesso a nessuna tentazione che mi avesse fermato di portare il progetto di Dio a voi, cioè dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Bellissimo. Noi possiamo avere la tentazione di fermarci, il nemico ci vuole bloccare, ci vuole intimidire, ci vuole intimorire, usa quelli intorno a noi per fermarci. Qualsiasi tentazione vuole usare il diavolo, fratello, sorella. Non ci devono fermare di annunciare il disegno di Dio, non metterlo in pratica ed esporlo. Tutto il progetto di Dio per la nostra salvezza, attenzione, con la giusta interpretazione secondo lo Spirito Santo, ecco lo Spirito Santo che ci aiuta, per avere l'equilibrio dal come interpretare nel modo giusto ogni pezzettino della parola del Signore. A Dio sia la gloria, la per la giusta interpretazione che dà lo Spirito Santo, non togliere né aggiungere né ridurre la parola a pochi versi. Siamo salvati per grazie e basta e non dobbiamo fare niente più, no? Siamo salvati per grazia e dobbiamo compiere le opere perché siamo salvati. Non che le opere ci salvano, ma noi dobbiamo agire perché siamo suoi figli. Dobbiamo compiere le opere che Dio ha messo, che ha preordinato prima che fossimo salvati. Ora la differenza qual è? Che non compiamo le opere perché ci salvano. Ma compiamo le opere perché siamo salvati e siamo noi, come disse Gesù a quello che doveva predicare il Vangelo. Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu predica il Vangelo. Era un impegno che poteva fare lui, che doveva fare lui, perché lui era stato chiamato da Gesù. Non dobbiamo ridurre la Bibbia. E neppure la dobbiamo ampliare. Attenzione, il consiglio di Dio è tutto nella parola del Signore. Questi artisti che lavoravano scrupolosamente facevano così. Non è che io ho pensato fare così come oggi fa la Chiesa. I mormoni hanno fatto un altro libro che equivale alla Bibbia. No, non è il disegno di Dio. Ma il nostro antenato, il nostro fondatore è andato sulla montagna, un angelo gli ha dato il libro, lui lo ha interpretato perché era dovuto solo a lui. Queste sono favole. Può essere anche utile, ma attenzione, via, fuori, non è parola di Dio. C'è la Chiesa Cattolica che ha più libri nella Bibbia, i Maccabei e compagnia. No. Non sono canonizzati come parola di Dio. Perché il libro dei Maccabei chiude dicendo: Sentitevi, ho scritto questa storia. E è, è sembrato bene a noi di scrivere alcuni fatti, che sono utili per la parte storica, ma non è ispirato da Dio. Perché? Perché la fine di quei libri dice. È sembrato bene a noi a farlo, però poi decidete voi, se vi pare di prenderne il buono ve lo prendete, se no mettetelo da parte. Noi nella parola del Signore abbiamo con chiarezza che la Bibbia non dice che esiste Dio, nella Bibbia c'è più di 3.000 volte che dice Dio, dice Dio dice, Dio dice, Dio dice, è Dio che parla. E poi che dire di più? La Mariologia, altri libri che non finiscono mai, paralleli alla Bibbia, oggi nella Chiesa romana. Addirittura nel 1900, i rotti hanno messo che Maria è stata assunta in cielo con tutte le vesti, così fanno anche le foto che sta salendo al cielo. Gesù è salito al cielo. Gli angeli hanno detto, uomini Galilei, che guardate verso il cielo, questo Gesù che è stato tolto ritornerà nella medesima maniera, mentre la favola di Maria, tutta la mariologia, abbiamo detto cosa ha fatto Maria, ha fatto un'opera grande, ha lasciato, ha permesso allo Spirito Santo, possiamo dire, di abusare di lei, ma non ha abusato perché lei ha detto faccia, fai quello che vuoi. Non è un abuso. Signore aiutaci. Noi dobbiamo così fare. Tutte quelle favole li dobbiamo togliere di mezzo. E poi che dire tutti i libri aggiunti e quanti ce ne sono sul purgatorio che non esiste proprio? Questa è una frode perché nella Bibbia non esiste. Tutta, tutto il consiglio di Dio. Rileggiamolo per cortesia. Atti 20, 27. Perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio, tutto il progetto di Dio per la nostra salvezza che è nella parola di Dio, con la giusta interpretazione che dà lo Spirito Santo, non togliere né aggiungere. E questa è una raccomandazione fatta a pecore e a pastori. Leggiamo il verso 28. Tu non ti puoi tirare indietro quando leggi la scrittura, non è perché tu non sei vescovo, non sei responsabile, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, sorveglianti, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Pecore e pastori. Dobbiamo attenerci che si compia tutto ciò che in materia di fede abbiamo bisogno per crescere nella fede, conoscere Dio è tutto nella parola del Signore. Non abbiamo bisogno, non dobbiamo leggere altri libri. Leggiamoli, ma distinguiamo ciò che è parola di Dio che ha la precedenza assoluta nella nostra vita e ciò che è una cultura aggiunta che per informazioni. Ma se è in contrasto con ciò che dice la parola del Signore, bisogna escluderli subito. Quando ci viene detto che Maria è mediatrice, questa è una grande menzogna, dobbiamo escluderla. Quando ci viene detto che dobbiamo venerarla, la parola del Signore dice... Non ti inchinare, non ti prostrare perché io ti punisco fino alla terza e alla quarta generazione. Noi dobbiamo sapere queste cose e perciò dobbiamo viverle ed insegnarle. Questo vuole il Signore. Lo vogliamo ringraziare insieme? Preghiamo. Signore, ti ringraziamo che Tu, attraverso la Tua parola, ci dai luce, insegnamenti ci fortifichi e ci dai anche direttive come dobbiamo crescere sani secondo i principi della tua parola. Ti ringraziamo, Signore, e grazie per lo Spirito Santo. Benedici ogni sorella, ogni fratello che desidera camminare con te, soprattutto perché il tuo ritorno è tanto vicino, Signore. Noi vediamo uragani, vediamo le, le, la politica, vediamo tutto che confermano che il tuo ritorno è più vicino di quanto noi pensiamo. Signore preparaci e facci camminare così. Te lo chiediamo insieme, con tutti quelli che siamo insieme e quanti ascolteranno questo messaggio nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Prendi nota dove, scritto, dove abbiamo letto, se ci sono dei versi che ti hanno parlato, per amore del Signore, vai a leggerli perché lo Spirito Santo ti vuole ancora parlare attraverso quel verso che tu vai a leggere, l'Antico Testamento si adempie nel Nuovo Testamento, Esodo 27:20, Matteo 21,19, Esodo 27,21 30-31, 34, 5 a 7. Giovanni 14, 8 e 9, Galati 5, 22, Matteo 5, 48, Secondo Corinzi 2, 12, 9, Esodo 31, 3, Primo Corinzi 3, 16, Esodo 31, da 1 a 11, Esodo 28, 3, 36, 1, 35, 34, 31, 6, Giovanni 3, 27, Matteo 13, 12, Atti 20, 27 e 28. Dio piacendo ci vediamo stasera per il culto di adorazione alle ore 20 e prego il Signore che ci dia un altro messaggio che ci ravviva, che ci nutre e che ci prepara per il suo ritorno. E mentre ci prepara noi lo serviamo perché a chi più ha, più sarà dato. Comincia ad usare quel talento che hai. Prima che ti venga tolto, fallo subito. Dio ti benedica, pace. Ci vediamo stasera, Dio piacendo.